Oddio, non c'ho la voce. Ciao raga, come state? Scusate il ritardo, mi stavo facendo il caffè. Oggi live così, c'ho anche i biscotti. Live di colazione. Scusate raga, ho fatto le corse stamattina. Come va? Che mi dite? Oggi dal titolo vedete che c'è scritto qualcosina, perché vabbè, appunto, porterò un giochino nuovo. Tutto bene, Giordano, tu come stai? Questo giochino nuovo è stato richiesto in particolare da una persona. Giordano, sto parlando di te. Però vabbè, ovviamente l'ho visto e mi interessa particolarmente, eh? Molto carino, molto carino. E per questo ho deciso di portarlo. E anche tipo perché stava pochissimo su Instant Gaming, stava un cazzo. Bellissimo. Grazie sempre Giordano per avermi fatto vedere l'offerta. Sì, ora è 4 chiacchiere perché devo bere il caffè. Per forza. Ah, tra l'altro non l'ho fatto manco partire, spero che parta tutto. Ho fatto il download, quindi dovrebbe andare tutto bene. Si spera. Comunque, guardate i miei occhi. Madonna, raga. Ieri sono andata a mangiare giapponese. Quindi sono la persona più felice del mondo. Madonna, ma che è? Ma sto tutta gonfia. Mamma mia. Uno spettacolo, stasera. E comunque, avete visto? Anche oggi la vestaglia è immancabile. Oggi live con caffè, biscotti. Ve l'ho detto, si fa colazione però. Pochi giga, giusto, boh. Non ci ho fatto caso, ma il mio computer regge tutto, quindi. Qualsiasi cosa. Mamma mia, ma che ho. Ma raga, stamattina sono un mostro. Aiuto. Ah, tra l'altro non avevo manco messo la storia su Instagram. L'ho messa tipo all'ultimo secondo. Beh, sti cazzi. Tanto. Hai fatto per PC? Sì, per PC. È per forza. Io gioco solo da PC, Giordano. Non c'ho né la Play 5, né la 4, né un cazzo. C'avevo quella. C'avevo la 4, solo che l'abbiamo venduta. No, perché volevamo investire su un PC decente. E poi c'ho la Switch. Manco la Switch normale, c'ho la Lite. Anche io ho la PC. Ah sì, ma comunque secondo me conviene avere un buon PC. Perché bene o male puoi giocare a tutto. Veramente. Ciao Marco Mastro! Come stai? Io sto facendo un po' di colazione. Oggi si porta un gioco nuovo. Raga, tra poco vi faccio anche gli sciottini. Così iniziamo con calma. Acqua prima del caffè, raga, mai dopo. Stai lavorando, bene, bene. Buon lavoro, buon lavoro. Io devo lavorare stasera, voglio morire. Voglio morire. No, è vero, dai. Non ce la posso fare. Io resisto a tutto. Aspettate, raga, c'è una cosa qua. Ah, ok. Vabbè. Oh, è la prima volta poi. A che si gioca? Vedrai presto. Vedrai presto. Posso dire che su questo canale ritorna un'avventura grafica. Perché praticamente, non so se tu c'eri proprio all'inizio inizio, vabbè, comunque iniziai con un'avventura grafica a fare le live che si chiamava I Pilastri della Terra, bellissima. E oggi, su richiesta di un particolare membro dei Neutrini, facciamo un nuovo gioco che è sempre un'avventura grafica che sembra bellissima. E ah, poi mi ha detto Giordano, ma se ce la fai, dimmi quali sono le parti con la canzone. Che cerco, tolgo tutto il volume, tolgo tutto.
Tolgo tutto e vi intratterrò così, facendo un balletto. Così. È del 2017. Ah, pure è abbastanza attuale, dai. Mi si era appannato la lente. Oddio. Il doppiaggio, lascialo. Perché si può togliere la musica e lasciare il doppiaggio, scusa? Che cos'è questa stregoneria? Non penso che si possa fare. Ok, raga. Sono pronta. Ma lo faccio col pad o col mouse? Si può fare tipo punto e clicca? Perché sennò... Boh. Vabbè, tanto se lo metto su Steam poi... Su Steam me lo dovrebbe leggere il pad. È mouse, ah ok ok, a posto a posto. Va bene, va bene. Allora si parte. Vediamo se parte tutto. Ma ho paura. E niente raga, nel frattempo ammirate la mia vestaglia rosa. Aspetta che mi sono persa. Mouse. Ah sì, ok. Perché me lo diceva che non l'avevo? Oh, sì, 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 vai, vai, vai Steam. Fai quello che devi fare. Steam che mi manda i messaggi. Oh, ma che cazzo. Aspettate, raga. Ok, devo togliere un attimo la musica qua. Se non si capisce niente. Ah, mi sono dimenticata di... Ah! Va bene, con calma, Gaia. Aspettate. Ok, questa musica... della chiesa. Mi sta un attimo. Oh no, ma è già iniziato? Scusa? No, non è già iniziato. Spero che non sia già iniziato, perché come faccio a metterlo? Aspettate. Allora, aspettate. Allora, cattura finestra. Eccolo qua. Ah, ok. Fatto. Ok, ok, Gaia, non andare nel panico. Ok, ok. Con calma si fa tutto. Con molta calma. Se ce la faccio a regolare qua. Oddio! Ma che stai a fare, sorella? Aspetta, aspetta, devo regolare. Statti ferma tu e quella mano. Ok, così va bene, raga? Si vede bene? Penso di sì. Ok, ok. Va bene, questo è un diario. E su questo non ci sono dubbi. Bella casa. È più una torre. Wow, ma inizia così de botto. Ma io non posso camminare. Mi posso solo guardare intorno. Ok, questo è un cancello. Cioè, questo ha superato sto... Ah, metti il titolo su Twitch, cavolo, sì, aspetta. È che non pensavo che iniziasse così de botto. Aspetta. Ah! Stati ferma tu. Stati ferma. Ah, ok. Mettiamo il titolo. Allora, what? Eccola qua. Eccolo qua. Fine, fine. Perfetto. Ok, mi sembra tutto in regola qua. Non so perché mi fa vedere ancora. Ah, ok, perfetto. Ciao Ale. Oh, grazie per il bettino, Ale. Ciao, come va? Come va? Puoi camminare con W, D, S... No, e allora mo mi metto il pad, scusami. Scusa. Tu avevi detto che ci voleva solo il mouse. Mannaggia Giordano. Ah sì, ci vuole solo il mouse. Cioè, va solo con la tastiera. Mortacci. Yeah, seriously? Seriously? Ah no, va col pad. Va col pad. Va. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms.
Mi dà un po' di Life is Strange vibes. Vero? Ciao Vince! Raga, devo fare pure gli shoutini, aspettate. Aspettate. Aspettate un attimo. Ok, fatemi fare la brava. Allora, se ho Giordano. S.O. Marco Mastro. S.O. Se ce la faccio, Vince. Olè, fatto, fatto tutto. Perfetto, ora possiamo continuare. Come state, raga? Come stai, Vince? Madò, mi sta lacrimando l'occhio. Ah, mamma mia. Scusatemi, mi sto commuovendo. Questo gioco già mi commuove. che devo fare? Ok, una casetta. Carina. Molto cute. Oh, e come premo? Ah. Oh. Ma questo è in italiano? Sì, è in italiano, Marco Mastro. Discreto. Bene, bene. Audio, grafica, riconoscimenti. Comandi. Normale. Non c'ho il mouse. Vabbè. Ok, io quindi sono proprio edit, mi sembra. Chi è tutta sta gente? Vabbè, lo scopriremo. No, che cazzo fai? Mi fa incazzare. Perché non preme, raga? Ah, ok, ora preme. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent. Open immediately. Ma si sente bene, raga? Sto col pad, Giordano. Apri, prendile. Ah, vabbè. No. Non le prende. Ah, è basso. Non vi ho fatto ritrovo dal funerale di mio fratello Lewis. Azz, è morto il fratello. Aspettate che alzo il volume. Così va meglio? Così va meglio? Fatemi sapere se va meglio. Aspettate. Ok. Penso che si senta meglio. Ehi, mamma mia, sono volate tutte le lettere. No? Trespassing. Vabbè, non trapassare. Ok, che belle le rane, mamma mia. Il mio animale preferito. In a will, Scherzo, raga. my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ok. Oh, Maybe she thought veramente. I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Ok. Visto i sottotitoli come sono? Sono in giro. Sì. Nell'aria. Alessandro, ma che stai a scrivere? Ah, ti sei abbonato! Oh, grazie, Ale! Grazie per l'abbonamento. Ma perché non mi esce? Non è uscita la cosa? Boh, è in ritardo Twitch. Non è uscito. Ah, devi entrare e uscire. Devi entrare e uscire dalla live, Ale. Per farlo uscire. Prova, prova così. Non so dove sto andando in tutto ciò. Ma io vado. Io vado, io vado. I wouldn't have driven this way in a long time, but I saw a few hoofprints. Aspetta però, volevo scendere prima un attimo qua giù, Edit. Ale, prova ad uscire e entrare dalla live. Sienta a me. Ok. Qua si va da qualche parte. Ah, ma forse dovevo andare là per poi scendere qua. Aspettate, aspettate. Comunque i comandi sono strani perché prima per aprire la cassetta delle lettere mi ha fatto fa R2. Grazie Ale, Ari, grazie per la sub, thank you. Sono già non so quanti mesi. Oh, 2 mesi, wow, Gaia Foneutrina. Sono proprio io, sono proprio io. Ciao Lucio, buondì, buondì.
Ah, le strade sono uguali, Giordano. Allora, a posto. Vado per la mia strada. No, regà, ma è Life is Strange. Cioè, grazie per i 5 bit, Lucio. Thank you. È Life is Strange, raga. A dove è andato? Cervo? Ciao! Non so se sei... Oddio. La verità è che persino dopo aver... Beh, non è che è un posto rassicurante, fa un po' paura. Ciao a tutti, che bello, Edith Finch, uno dei titoli più assurdi e belli di Annapurna. Ottima scelta, grazie. Chi sei? Sei Cappina o sei Stilgar? Comunque, buongiorno. Me l'ha proposto un mio follower. È stato Giordano. E quindi ho deciso di portarlo perché sembrava molto bello da quello che ho visto. E in questo momento mi sta dando molto Life is Strange vibes. Ma proprio tanto. E grazie per i bittini, Ale. Grazie per i 6 bittini. Thank you. Ah, è questa quindi la casa. C'è una specie di... torre. Ok. The house was exactly like I remembered it. The way I've been dreaming about it. Ah, minchia, te la sogni pure. Beh, è una casa particolare. Ah, è vero, le strade sono uguali. Vero. Che bello però, raga. Sto posto immerso nella natura. Qui non c'è niente? No, non c'è niente. C'è il buio più totale. Di qua? Ma che è quello? Che cavolo è? Una barca rotta? Oh, missing. Chi? Chi è che è missing? Oh, Milton Finch. Chi è? Un bambino? Una bambina. Vabbè, un membro della sua famiglia sicuramente. Si chiama Finch, quindi direi proprio di sì. Di qua che cosa c'è? Abbonamento da 7 anni. Buongiorno. Uè, ciao Mazzaz. Oh, aspettate raga, che io devo fare gli shoutini a tutti. Allora, interrogativo, no, punto esclamativo, che interrogativo, raga. Voilà. Anche a Mazzaz. Voilà. E link. Scusate, raga. Voilà. Ecco qua. Che mi sono persa? Se sei una tipa che si commuove facilmente, hai scelto il gioco sbagliato. Oh. Vabbè, fa niente. abbonamento. Abbandonato da 7 anni. In che senso la casa è abbandonata da 7 anni, Giordano? Comunque, buondì, Link. Buondì, che ci dice? Prego. Non stare a distanza. No, raga, lo faccio con piacere. Non vi preoccupate, tanto, cioè, non voglio rushare, voglio stare molto chill. Gioco con molta calma. Ah, di nuovo un manifesto. Belle ste lattine. Inquinamento, va bene. Sì, questa è una specie di roba rotta. Non capisco bene cosa sia, ma... si manifesti, missi. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me even then. Eh? Oh mio Dio. Ah, dovrei zoomare. No, scusa Edith. Com'è che si zoomava così? Sì, sembra un drago. Effettivamente. Cioè, io avrei detto più tipo un coccodrillo. Vabbè. Te l'ha detto bolletta da 7 anni. Ah, sì, vero.
cioè, quindi che il posto è abbandonato da 7 anni. Sì, ah, così, giusto, zoom. Tutto un piccio, vabbè, si legge solo il nome, però non si capiscono le altre scritte. Entro già? No, non entro, vado di qua. A noi non ci piacciono le strade principali. The house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Vabbè, è un posto particolare. Grazie, Ale. Crono, maestro, rischia... Oh, sì, mi siedo bene. Ecco. Ciao, Crono! Ale, mi fai uno... Ah, grazie, hai fatto già lo shout a Crono. Come va, Crono? Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Oh mamma, sta dicendo delle cose un po' inquietanti comunque, eh? Aspettate, Ale, ti faccio lo shoutino pure a tua. The blue scarf, voilà. Ma dove è uscito? Su Edith Finch ce l'ho in libreria? No, l'ho preso io, Ale, stava a 4 soldi su Instant Gaming. L'ho preso io. Ogni tanto anche tua sorella fa acquisti. Wow! Questo garage è la cosa più normale in questa casa, comunque. Non vorrei dire. Il retro. Che belli sti cosi, raga. Mettono una tranquillità. Ah, ok, anche perché io ce l'ho su PS4, non ricordavo di averlo su Steam. Ora ce l'hai anche su Steam. Cioè, se vuoi giocarlo, ce l'ho io. Croto, lo molesto. L'ultima volta che scrissi io col correttore cronometro, il correttore mi fece scrivere cronometro, tipo. Raga, è stupendo. Oddio! Che cos'è? Sembra un isolotto. Ciao Cronopizza, buon salve. Come la va? Che bello, raga. Che atmosfera. I heard something moving around in the garage. Sta per diventare un horror. Un horror. Cosa? Ah, poi mi spiegherà più avanti che cos'è. A me questo titolo ha fatto commuovere. Comunque ho sentito qualcosa muoversi nel garage e io ho paura. Non so se entrare in garage o andare di là. E a sto punto andiamo in garage, no? Penso che mi faccia entrare. Raga, spero che non ci sia niente che mi faccia tipo saltare. Cioè, scusami, tu passi là in mezzo. E direi, come cavolo hai fatto a passare là? Io col cavolo mi si incastrerebbe il di dietro in 2 secondi. Quanti detersivi. Qua un freezer. Un congelatore. Una piscinetta. Raga, ve l'ho detto, praticamente il garage sembra la cosa più normale. The power had been turned off the night we left. Quindi 7 anni fa, immagino. La porta principale non si apre. Ah, ok. Vedete, raga, io che quanto sono smart. Non ci sono manco passata per la porta principale. Prima via la volta dopo tanti anni. Eh sì. I felt like I was home. Bella. Wow. Stupenda. Che bella cucina. Una bella casina. But instead of a family, there were just memories of one. Tanti ricordi.
In memoria di Lewis Finch. E qua. Lewis, come si dice? Lewis, raga, boh. Dawn. Ok, Dawn penso che sia la madre. Eddie non so chi sia, forse un'altra madre. Edith so io. Lewis penso che sia il fratello. Penso. Mi sto godendo i miei giorni di riposo. Beato a te, Crono. Beato a te. The holiday feast. Witch kitchen. Vikings Belly. Tasty Thailand. Qua. Vabbè, libri di cucina principalmente. Madonna, quanto amo i dettagli di questi giochi, raga. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Yum, buono. Io ieri ho mangiato giapponese, raga. Buono, buono. Ho fatto praticamente il cenone di Capodanno, ho mangiato mille cose. Ma che è tutto sto rumore, che ansia. Oh, è qui? Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Molly, pure il mio gatto si chiama Molletta e noi lo chiamiamo Molly. C'è scritto brother, i dettagli ci sono tantissimi, top magnata, sì, top magnata, sì, è il vento, anch'io adesso c'ho fame, beh, sushi la mattina, crono, meglio di no, meglio di no, però forse, no, dai. Oh, ma spero che sia vino? Sì, è vino. The table was still a wreck from the night we left. Eddie? Chi è Eddie? Ah, Eddie è quell'altra signora. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ucciso in maniera, capito? Cioè, in maniera figurata. No, per carità, succede la mattina, no. Non lo so. Non lo so. Che schifo il sushi, eccolo qua, Vince. Ti pareva? Qual è il cormo di un sommelier? Chiamarsi Gustavino Bevilacqua. No comment. Ma questa è una finestra barrata? Barricata? Vabbè. Belli questi fiori morti. Chi era sta Eddie? Voglio sapere. Forse la nonna. My mom was the only one of us who could imagine great grandma Edie living in a nursing home. Ah, era la bisnonna. Che schifo, Madonna santa, che so vermi e noodles. Ew. Raga, ma quanta roba c'è in questa casa? Mamma mia. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Un sorriso con troppi denti. Che ansia. Oh, questa era la cuccetta del micino Molly? O micina Molly? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Wow, le parole nel camino, figata. Va bene. Oh, bello, sto tavolino fatto a tronco, che figata. Ok, fammi passare. Qua che c'è sta. Non devo fare niente. Oh, vabbè, foto di bambini. Di bambolini. Oh sì. Halloween, va bene. Va bene. Penso di dover andare di qua. Made of meat. Another one, Witch Kitchen. Va bene. C'hanno libri uguali tra di loro. Ok. Ma ci sono entrambi i crono. Sì, ci sono entrambi i cronio presenti. Che casino, che casino. È un casino.
quando ci sono i croni in chat. Ok, giù mi sa che ci vado dopo. E sicuramente non ho la chiave. Questo è poco ma sicuro. Oh, no, 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 toccalo, toccalo. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Che è Barbara? Inquietante ma bello. Inquietante ma bello, raga. E che cos'è quella bestia dietro? Barbara! C'ha scritto proprio il nome. Che cosa cute. Barbara. In inglese si dice così. Proprio con questa intonazione. Bigfoot, hai visto? Veramente sembrava Bigfoot. Barbara. Oddio, ma che è sta porta? Bella così. Wow, raga, voglio una libreria così. Che figata. E qua che c'è? Cosa c'è? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Che è successo quella notte? Sicuramente qualcosa di brutto. Sicuramente qualcosa di brutto, di brutto. Wow, bello pure il lampadario. Bello, bello. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ah, 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 ah. Porello sto Milton, mi sa che non ha fatto una bella fine. Qua? Cioè è stata proprio, avete capito, con quella colla... Oh ciao Simo! Az, cos'è sto gioco? Si chiama What Remains of Edith Finch. E c'è scritto sul titolo, Simona, vattela a leggere. Wow, si chiama come me il fratello. Crono? No, non si chiama. Ciao, ciao. La schiuma espansiva. Si chiama così. Ok, io ho detto colla. Che ho detto, vabbè. Guarda, comunque sta porta è bellissima. Voglio assolutamente una libreria così. Assolutamente. Va bene. Ah, questa era della nonna, immagino. Della bisnonna. Saliamo, saliamo. Che tanto sicuro la gran... Mom sealed up all the bedrooms. Ah, quindi la sigillate la mamma. Quante camere da letto aveva sto Milton? Scusate. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Uh-huh. Ah, quelli sono gli... Ah! Forse posso vedere nello spioncino. Mi state a di questo. Quante camere da letto aveva sto Milton? No, c'era scritto Milton. Ah, ti chiami Milton? No, Nintendo è un gioco nuovo. Sì, 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 ma è un gioco nuovo. Ecco, posso vedere nello spioncino. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Eh? In che senso? Spero sempre in senso figurato. Spero di sì. Ok, ok. Vabbè, è sempre una biblioteca praticamente. Non c'è niente. Va bene. Va bene. Ah, questa sarà una biblioteca che, dove forse ci stava Milton, dove Milton passava il suo tempo, insomma. Penso di sì. Va, che bella. No, raga, sta casa è uno spettacolo. Va che bella, va che bella. Mamma mia, che paura tu. Chiunque tu sia, metti ansia. Oh, Bigfoot! Oh, forse avevi ragione. Crono, avevi detto tu che quello sembrava Bigfoot. Mi ricordo. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ah, Barbara Finch! Ah, ma era una bambina prodigio, tipo. Ecco perché nel carry-on c'era appunto quell'ombra strana, che ansia.
Ah. Mi dici Milton fanno un milchintale? Eh? Ma quindi, ah no, ma quindi 10 Milton fanno un milchintale, madonna mia. Aiuto, aiuto. Tipo Shirley Temple. Sì, sì. Era una star. Barbara Finch. No, vabbè. E ha fatto veramente Bigfoot. Io non avevo capito che era Bigfoot. Perché leggi con la fonetica spagnola? Non lo so, Ale. Non lo so, non me lo chiedere. Me lo chiedere. 10 tonnellate uguale un quintale. Ok, ho imparato una cosa nuova. Ok, qua ci andiamo dopo. Perché si sa che le soffitte e i cosi e le cantine si vedono dopo, in qualsiasi gioco. Vino. Vino! Abbiamo finito il vino! Questa sarà la mamma o la bisnonna? Chi lo sa? Ragazzi, sono un sacco di dettagli! Cioè, non ho parole. His father Odin built the original house. Ah, quindi questo è il padre della bisnonna, di Idi. Ale, cosa dici? Te vuoi a ser picadillo? Cosa? Cosa state dicendo? Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Bella sta stanza. Oddio, un po' inquietante. Ma che è? Ma è Bigfoot che tiene la mano a una bambina? Che ansia, che ansia, che ansia, che ansia. Spero di poterci entrare in queste stanze. Parla italiano, infatti, Ale, parla italiano. Parla italiano. Comunque ci sono tanti ricordi in questa casa, veramente. Ga sono citazioni da Resident Evil 4. Fatto. Così. Ah, ok, ok. Ma a parte... Ah, ma allora forse ce l'ho la chiave di sotto. Che dite? Vediamo. Devo seguire questo filo? No. Oh, ma io sono incinta! Raga, ma io sono incinta! Sono incinta! Perché mi sembra di sì. O forse no, o forse il maglione. Vabbè. Penso di aver fatto una scoperta comunque. Ciao, incinta, sono Crona. Basta, raga. Vi prego. Io poi che rido a queste cagate, insomma. Ah, non ero andata di qua, tra l'altro. Vabbè, tra poco ci andiamo. Oh, mamma mia, che paura, ma chi sei tu? Chi sei? No, infatti sono io che non parlo italiano, che all'improvviso parlo in spagnolo. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Cioè, allora, qua in questa casa ci sono stanze di persone morte che sono state sigillate. Ok, è un po' inquietante questa cosa. Congratulazioni per il nuovo arrivo. Grazie, raga. Ho scoperto di essere incinta così. Va bene. Tipo non è incinta, vabbè. Era solo il maglione. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Pro zio Walter, ma io non me li ricorderò mai tutti sti gradi di parentela. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ah, questa non l'aveva sigillata, quindi pure questo pro zio era morto, immagino. Non sapevo di essere in chip. Ma no, raga. Ok. Guardate che meraviglia. Who has told me there were secret passages, but I never believed him. Il mistero si infittisce. Ah, ma io ce l'ho delle chiavi, allora dopo vado pure giù. Ah, l'albero genealogico. Ce la faccio a parlare? Genealogico? Sì, dopo lo guardo. Non sapevo di essere
incinta, adesso dai Merli, cosa? Calo giù nella fortezza, 20.000 beghe sotto i mari. Boh, Crono, che citazione è? Turns out my mom was really good at keeping secrets. Quanto pare mia madre non era davvero brava mentre... Questa è l'entrata segreta! Cinta e Merli sono elementi del castello. Uh-huh. Ah, si alza così. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Di cosa aveva paura tua madre? La musica si fa strana. Questa è una culletta. Maybe it sounds like I had a plan. Ma che è? Ma sua mamma, boh, sigillava lì. On the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. No? Qua? Quindi il suo fratello perduto è stato già qui prima di lei. I had no idea what was behind that door. Lo vediamo subito, Edith, tranquilla. Ah, sono nella stanza della zia. I had no idea where all this was gonna lead. Sì, vediamo un attimo sto albero genealogico. Ah, ok. Sono tre fratelli, Lewis, Milton ed Edith. Ok. Ah, Lewis è morto. Milton è morto. Edith è l'unica in vita. Chi è Sanjay? Dawn, Gus, Gregory. Allora, no, tutto parte da Odin. Odin fa... Da Odin ed Eddie, che sono i bisnonni. Poi c'è Walter, Sam, Calvin, Barbara e Molly. Ma Molly non era il gatto, scusate. Vabbè, sono tutti morti, insomma. Poi c'è Gregory, Gus e Dawn. Sono tutti morti, tranne Edith. Tum tum pass. Oh no, state facendo altre battute, raga. ho paura. Cos'è questa? Una collanina? Carina. Questa è la stanza di Molly. Quindi sarà una sua zia, Molly, immagino. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Ma chi è la mamma di... la mamma di Edith è Molly, quindi. Giusto? Oh, Ale, grazie per i 21 bits! Thank you! Grazie, Ale. Thank you. L'ho fatta sta parte, me la ricordo. Ah, sì? Ma tu non l'hai finito, Ale? Guardate, che carino sto posto. Sembra un altarino. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Che schifo! Ma tutto a posto? Ora sono cosa? Sono quella. Come si chiamava? Mi sono già scordata il nome. My Halloween candy was all gone. No. Ah, quindi la bambina che abbiamo visto in foto era lei. Era lei. No, l'ho droppato, ma comunque sai come faccio? Mi arriva il gioco nuovo, mi azzecco su quello. Mamma mia, Ale, sei insopportabile. Ah, è Molly. Quindi è Molly. Che non ho capito se è la mamma, Molly. È la zia. Mom, can I come out now? Wait on. It's late. Go to sleep. Ah, la prozia. Ok. No, raga, io ho una cosa... Guardate fuori com'è! Che strano! Che figo! Molly?
Edi? Cioè Idi, no Edi. Idi. Ok, mi sa che Molly non andrà a dormire, ma va in bagno. Ok. Si prende lo... Eating and eating. Che diavolo mangi il dentifricio, Molly? Ma stai bene? Ciao sorella, voglio ricordarti che ancora non hai giocato a The Last of Us. Lasciami stare. Mangia? Raga, ma questo è velenoso. Raga, questo è velenoso, raga. Siga è andata a letto senza cena. E che cavolo ti mangi il dentifricio? Ho capito tutto, però, cioè, cavolo. Raga, io glielo devo far mangiare per forza. No, che faccio? Povera bimba. Non posso farla andare a dormire come ha detto la mamma. Then I heard chirping outside my window. Non gliel'ho fatto mangiare. È vero, non posso cambiare il passato. It was a barn swallow going back to her nest. Bellissima. Ma le rondini di notte è impossibile. Le rondini di notte è impossibile. I reached out for her. Ma Molly, ma questa bambina, raga, no, i bambini sono terribili. I was a cat. L'avevo detto che Molly era un gatto. Infatti non può essere una rondine così grande. Molly? Sei impazzita? O sta sognando, sta avendo le visioni, ma io... Ma non può essere una rondine, tesoro, la notte. Visioni. E non gliel'ho fatte mangiare le bacche, però. Quindi non può essere allucinata. Miau. Sono diventato omicino. Questo? Dov'è la rondine? Ah, sta lì, sta nel suo nido. E qui che cosa c'è? Didn't even look at me. Mamma mia, che ansia, regà. Perché il padre stava in piedi così davanti al letto? È una bambina e probabilmente non sa distinguere la destra dalla sinistra. Un po' come la politica italiana. Raga, vi prego. Dove cavolo devo andare? Dove diamine vado? Oh. Ah. Molly, dai, collabora, Molly. Come vado lì? Woo! Woo. Woo. Eccomi. Miau. Un'altra rondine. Le rondini sempre di sera. Che è impossibile questa cosa. Dov'è? Ehi, era buona questa. Che ha scritto Ale? Boh. Raga, io non vi seguo più con le vostre battutacce. Ho una casetta nell'albero. Sull'albero, non nell'albero. Okay. Oh, ma è una cena? A lume di candela con la rondine.
Volevo saltare su una seggiola. No. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Mangiare mamma rondine. All'ome di candela con dessert di dentifricio e di bacche velenose. Buongiorno amore, ciao. Mua, come stai Tesi? Saltiamo. Woo! I could tell she was getting really tired. A dove sta? Ma come mangiare mamma rondine? Ha detto che vuole mangiare mamma rondine. Fa capire molto del rapporto che la madre aveva con la figlia, infatti. Immaginavo che fosse tipo un'allusione a quello. A dove sta sta rondine? Hello? Rondinella? Non la vedo più, raga. Sparita? Disappear? Io non vedo un cazzo. Raga, non la vedo. Ah, sta qui, scema. Se n'è andata? È lì su? Oddio, ma è un corvo. Cos'è? Una bandiera. Che diavolo è? Oh, ma il gattino fa le fusa, raga, le sentite? Ma penso che già dalla carota con contorno di cacca di gervillo abbia avuto un'intossicazione alimentare. Infatti sì, che schifo. Mamma mia. Intanto raga, cioè, oddio, ma chi è quel cristiano? No, è una statua, sarà una statua. Vabbè, noi saliamo su. Eccola! I gobbled her up. La divorai. Caduta. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Raga, questa sta avendo un viaggione mentalone. Mamma mia, che trip. Sei pazza, figlia mia, no? Cosa? Nigli? E che so? Ah, conigli, non nigli. Nigli. Nigli, nigli. Dove sta sto coniglio? L'ho perso. Ah, ok, l'ho preso. I nigli. No, mi dispiace però. Noia. No, brutto. Something bigger. Che vuoi mangiare? Una mamma coniglio. Lei con le mamme proprio c'ha una passione. Oh, si è buggato il coniglio. Vai, catturalo, è il momento giusto. Si è buggato il coniglio. Cosa? Sharknado. È palese una citazione a Sharknado. Devo sono diventata uno squalo e devo rotolare nella foresta.
Ok, tutto normale. Tutto normale, tutto normale. Ah! Oddio! I rolled off the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Mo trova una mamma squala. Tra l'altro, raga, lo sapete, gli squali si mangiano tra di loro. Cos'è? Una foca? Le foche grasse, una bella foca grassa. Ma dove sta? No, non la riesco a catturare. Non la riesco a catturare. Ah! A dove sta? Oh! Oddio. Foca grassa, ti devo catturare, sennò qua non si va avanti. L'ho presa? Ok, questa bambina mi sta veramente... Ok. È abbastanza inquietante questa bambina. Abbastanza. Tutti i pesci si mangiano tra di loro. Ah, veramente? Non lo sapevo. Yeah, ma povera. Ora sono una sirena. No, che cavolo sono? Sono un serpente? Ah no, sono diventata una... ciao Ergot! Non solo gli squali. No. Oddio, raga. Sono diventata una... un kraken. Che cacchio so? Non mi riesco a muovere. È bruttissimo. Sentivo l'odore delle persone ovunque, raga. Ho paura. Avvicinati di più al microfono, non ti sento. Mi sentite? Ah, ma forse devo abbassare un po' il volume, raga. Aspettate. Abbasso leggermente il volume. E mi sei altino il volume del gioco. Ora mi sentite? Ora mi sentite? Grazie per i bits, Ale. Grazie per i 6 bits. Va bene? Mi ha preso in parola. Va bene. In verità sì, sento bene. Ok, bene. Ok, questo gioco diventa sempre più inquietante. Per ora non mi fa piangere, raga. Ah, stavi scherzando. No, mazzazzel. Uffa, io credo alle persone. È il mio difetto. Era per dire che un orecchio ha dato le dimissioni. Ah, ho urlato. Oh, scusate. Scusate. Oddio, questa mo mangia una persona, ma sei seria? Che devo fare? Che schifo sti tentacoli, mamma mia, che ansia. Ma non mi fa salire su! Non mi fa salire su, raga. Ah no, ma dovevo solo muovere il tentacolo. Ah. No. Ma dove vado? Boh, forse di qua. Ah, di qua. Tranquilli. Ma che raga? Non riesco a salire sulle scale. Puoi allontanare anche di 20 metri il microfono, tranquilla che ti si... Ah, ok. Io che l'ho avvicinato.
ce la faccio, raga. Mi muovevo con passo felpato perché faceva freddo, dai. Gaia, chiama l'ascensore. Non lo trovo. Allora, secondo me devo fare così, tipo. Devo avvicinare sto coso a sto tipo. Non ho appena mangiato una persona, vero? Ok. Ma non mi fa salire. Raga, ho paura. Oh, che cazzo fai, Edith? Non è Edith questo. Che diamine devo fare? Ah! Apri sta porta. Molli, molli. No, raga, la telecamera però è una cosa che ve la raccomando. Saluto. Miam! Buon appetito! Mi sa che devo uscire da qui. Un corvo! No! Cioè no, è sempre la rondine, mi sa. Ok, la rondine mi ha detto di venire qui, penso. Oddio! Che ansia, raga! Madonna, ra. Ma che bontà, un marinato! Oddio. No, sono ancora sta roba. Ma che so, sono sempre un tentacolo strambo. Un odore da venire da un condotto. Che schifo. Sto gioco fa paura, infatti amo, mi hanno detto che fa commuovere, ma per ora mi sto solamente... sto rimanendo solo turbata. Sono emersa da un cesso, che bello. Un po' come in Trainspotting, raga. Ah, sono tornata in camera mia. Ok, tutto normale. Ma closer, closer, raro.
Qua sotto devo andare? All my stomach started growling. Tutti i tuoi stomaci? Eh? And suddenly I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Molly. Diciamo una persona come Molly, no, non vorrei conoscerla. Un gatto. Ok. Ok, scusate, raga, vi recupero. Commuovere uguale piangere di paura. Esatto, forse intendevano quello. Ieri l'hai sentito il terremoto? No, da noi non c'è stato. Sì, perché sei stata diversi animali, quindi altri stomaci. Ah, ecco. È una storia di abusi, Gaia. E lei ha patito tutto. Ah. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quindi i genitori abusavano di Molly. Beh, per lasciarla appunto a dormire senza cena, sicuramente non erano dei buoni genitori. I felt like some part of Molly was still here. Che ansia. Devi rivedere la scena con gli occhi di una bambina punita per motivi legati alla frustrazione della famiglia. Comunque inquietante, Crono. Oh. Scusate, perché non riesco a passare? Ah, grazie. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Ah, quella era la casa, la gabbia del gerbillo. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Oh, cappa. Penso di non dover fare being più inside for the first time. I felt like I'd stepped behind a painting. Penso di non dover fare più niente in camera di Molly. Apparentemente. Forse la madre ha mandato senza cena perché ha mangiato tutte le caramelle di Halloween. Così capisci il perché cercasse vittime nelle allucinazioni, che fossero madri o persone. E la fame che cresceva era legata alla fame di vivere. La fame è una grande metafora nella storia di Molly. Mamma mia. My God. Mi sa che per di qui non posso passare. Esatto. Forse devo andare di qua. Che cavolo devo fare? Lasciatemi uscire da questa casa. Voglio andare via. Ah, la finestra? Scusami? Mo vuoi andare pure tu per la finestra e fare finta di essere un gatto? Edith, sei una donna incinta, non puoi fare queste cose. Vabbè, mi sa che devo camminare qua. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Ma even secondo me like ho fatto una ah, ecco, quindi Molly viene proprio da sta prozia. Le è stato impedito di essere una bambina qualunque, era una bambina prodigio. E all'epoca, come oggi, i bambini prodigio sono sfruttati tanto anche a casa, mamma mia. Comunque mi sa che lei effettivamente c'era stata fuori la sua finestra, no? Perché c'era tutto sto spazio, quindi, cioè, parte di quel sogno era comunque, possiamo dire, reale? Quasi reale? È
infatti il crono l'altra, come si chiamava? Barbara era una bambina prodigio, mi sa. Non è mai esatto, ma il resto del ragionamento è giusto. L'altra bambina prodigio. Sì, Barbara era quella di Bigfoot. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Ah, e quindi giusto, la mamma di cosa? Di Molly era Edie a sto punto, giusto? Aspettate. Sì, era Edie la mamma di Molly. Ed ecco perché la protagonista è incinta, secondo me. Ah, Barbara ha sposato le frustrazioni di non essere mai stata bambina normale su Molly. Uh-huh. Vediamo. Lo capiremo. Ma che cavolo? Che so, gli altarini degli uccelli che non ci sono più? Va bene. Ok, che ansia. Ah, pure un serpente, Bob. Che bel nome per un serpente, Bob. Harry? E questo? Non siamo arrivati alla storia di Barbara. Dopo. Ok. Poi vediamo bene il rapporto. Oddio, ma questa c'aveva una bombola di ossigeno? Mamma mia. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Va? Ah, lei faceva ste cose sui tronchi, che cosa carina! Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ah, questo era un quadro del fratello, col cappellino. Oh, era uno figo! Ecco perché la protagonista è incinta, secondo me. Non siamo arrivati a... Ok. Scusate, raga. Faceva anche le case delle bambole. Cara, sua era come un museo. Odin, questo è il marito. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ah, bene. Sono proprio riconosciuti così. Amo, comunque io a breve devo partire, quindi pensami. Ok, amore, ti penserò intensamente. Ti penso. The Mysteries of Death and Tearafter. Ha scritto un libro? Il nonno bisnonno ha scritto un libro? Ah, ok. Edith Hilton Lewis... Walter, Kelvin, Sam, vabbè, tutte le mani penso dei nipoti, eccetera. Gas. Ok. Minchia, quanta roba, veramente. Sven, Edie. Ma quanti libri ci sono in questa casa? Bellissimo. Pillole. Aspetta, riprendi quell'oggetto. Ah, ok. Ok. Non avevo capito un cazzo. Ma no, ma... Edith, senti. Collabora. Ho sbagliato. Come si va avanti? Immagini e scoprire di più sui Finch. Devi scorrere le immagini. Vuoi un saluto da fare in casa? Ciao Crono! Thank you per essere passato. Mwah. Thank you. Con il mouse o con la V? Aspetta, mo provo così. Ah, ok. Va. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Eh? On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ma che cavolo? Ma è reale questa storia, no? But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea.
What? Mamma mia. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home. Odin era il padre di Edie, quindi non avevo capito niente. E la piccola Molly mettono via della riva. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah, quindi è lui. La statua che avevo visto era la sua. La statua era lui. Era Odin. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Che carini. Peccato che la madre Edie non era una persona, come abbiamo visto, molto carina. Sono stati noti in tutta la Norvegia per le loro fortune e le loro sventure. Basta, finito. Finito. Ah! Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Giusto. Va bene. Quindi tutto parte da Odin. Da lui. Odin Finch. Lewis? Qua manca qualcosa. Va bene. Qui? Vediamo. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. So, one refuses to evacuate because of... No, ma tutto a posto, cioè... When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ah, quindi era il marito che ha detto... Cioè, lei andava a dire in giro che il marito era morto per un drago, va bene. Per mano di un drago. Questa mi sa che cosa è Molly. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Mamma mia. Ma che è? Ma che è sta tappezzeria in bagno? Che schifezza. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Che cosa trash, mamma mia, raga. Che trashata. It was a pretty big trace. Ehi, si è arrampicata addirittura. There's a secret in this bathroom. Ah, l'ha scritto proprio Edie. Oh, mi sono fissata di Edie. There's a secret in this bathroom. Ok. It's in the last place you would look. Uh-huh. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Raga, ma quante stanze segrete ci sono? Ma quante stanze segrete ci stanno in questa casa? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Qua? No, vabbè, ma si è fatto un selfie allo specchio. Qua? Ma che cavolo? Si è fatto un selfie. E quello è un astronauta? Calvin Finch. Che ansia, anzi busso proprio. Mamma mia, veramente è super piena di ricordi. Sono in un'altra camera. Questa è la stanza di Calvin. Di Calvin e qualcun altro, immagino. Ci sono due letti. Ah, questi sono gli astronauti. E chi era mo Calvin, raga? Chi si ricorda?
Fratello di Molly e Barbara? No? Ma viene prima Barbara e poi Calvin. Vabbè, fa niente. Ora mi trovo nella stanza di Calvin. Siamo nella stanza di Calvin. Qua che cos'è? Oddio, che figo! Bellissimo. Scendiamo, scendiamo. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Ok, quindi aveva un gemello. E chi era suo gemello? Sam? Immagino. Center Command 2. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Wow. Che carino. Bellissimo. Che cos'è? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Eccolo, il fratello. Oddio, ma si è fatto male al piede. Olè. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Cosa? At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Barbara è morta prima di loro? I think Calvin always wanted to fly. Oh mio Dio. Sam, Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. Di fare che? Di volare? In che senso? Che devo fare? Io sto continuando a dondolare, raga. Non so che cosa devo fare esattamente. Sto dondolando. Dondola più forte? E sto dondolando forte. Forse così. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Grazie per i 10 bittini, Ale! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Oh mio Dio! Still be here. But I doubt. Oh mio Dio! I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Raga, mi gira la testa. Oddio! Ok. È volato male. Mi sa che è volato malissimo. Mi sa che è volato molto male. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Oh mio Dio, meno male che non ci sei riuscita, Edith. Cioè, è morto prestissimo, Calvin. Mamma mia, raga, una storia di... una famiglia proprio distrutta. After the funeral, Edie rubbed off Calvin's half of the room. Ma che cavolo... Speriamo che si romperà. Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Wow. Porello. Povero Calvin. Comunque mi sta traumatizzando sto gioco, altro che commuovere. Vabbè, me ne vo. Grazie di tutto. Ah no.
Devo andare di qua. Oh, oh, pop, pop, pop. Si è aperto. Grazie per i 5 bit, Link. Thank you. Oh, una farfallina. Minchia, ma chi ha ideato tutte queste cose veramente non aveva un cazzo da fare nella vita. Ma? Cioè... Ok. Una zucca. The passages were a pretty tight fit. Eh beh. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Eh sì. E tu sei pure incinta, figurati. Vi tengo in sottofondo, ma vi sto seguendo. Thank you, grazie Link. I libri sono finti, visto? Sì, sì, sono finti. Non penso tutti, però, Giorda. Vino. È finito il vino. Dove vado? Qua o in fondo? Vado prima di qua. Che ansia. Milton. Sarà la stanzetta di Milton? Ah, era la stessa cosa, mi sa. Barbara. Questa è la stanza di Barbara, quella che avevo visto da fuori. Ecco, mo vediamo la storia di Barbara, raga. Swan Lake. Il lago dei cigni. Barbara era praticamente una star di Hollywood. Nel menu abbassa la musica. Perché è troppo alta? Aspetta. Ma a me sembra normale, no? Ah, musica famosa. Dove sta? Dove si vede? Così? Così? Meglio? Perché mo ci sta una canzone famosa, Giordà. Batti un colpo. E arriviamo a Barbara, eh sì. Dimmi se c'è una musica famosa. Curiosità, la storia di Milton è approfondita in un altro gioco intitolato The Unfinished Swan. Ah, figata. Oh, grazie per i 5 bit, Ale. Scegli o abbassi poco o metti zero. Ma perché ora parte la musica famosa? Dimmelo ora. Perché te ne vai, Ale? No, tra poco. Ok, ok, allora l'ho abbassata. La tolgo, la tolgo. La tolgo. L'ho tolta, l'ho tolta. Per ora la tolgo, raga. Ok, ok. Devo chiudere il negozio e levo il PC. Va bene, Ale. Buona chiusura. Mua, un bacione. Bello sto orologio. Sì, raga, per ora la... Uh-huh. Ma sono morti tutti giovanissimi, o sbaglio? All the stories people wrote about Barbara's death. I'm surprised Edie saved this one. Oh mio Dio. Cos'è? Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Che ansia. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation.
her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate. Rick Sanchez. That was a great dream. It was Barbara's father. Ok, aspettate, raga, mi hanno bussato un secondo, mi sa che è il corriere. Arrivo subito. Rieccomi, raga, mi è arrivata una padella che stavo aspettando un sacco di giorni. Vabbè. Ok, aspettate, dove sta? Qua? Ok, rieccoci.
Oh, ah, ok. Eravamo qui. A table saw and had to be rushed to the emergency room. So, Barbara, that's the babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Ah, quindi il fratello era Walt. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Oddio, prima o poi dovrò andare nel basement, secondo me. My dad likes making puzzles in secret passages. Una cosa di famiglia, proprio. Quindi la chiave è nel carry-on, quello che ho visto prima. Until finally, the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Right on cue. Oh mio Dio. She reached for the music box. Aprilo. Ah, ok. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oddio. Ah, ci entro così nel seminterrato, praticamente. She found Rick's clutch and imagined the worst. Direi... Ok. Oh. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Oh mio Dio. Che devo fa? Così, vicino al sacco. Ah, qua ci stava la musica. Ma vaffanli. Ma no! Barb, relax. He's just trying to scare you to help you find va your va. Well, I'm not scared, Rick. Sono solo incazzata nera. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and e che sono la parte in faccia. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Hours later. Barbara! Chi è? Walter? What's going on up there? No, mi sa che non è. Non è. Ah sì, è Walter. Okay, I'm coming up. Oh mamma mia. This is a trick. You're dead, Walter. Non penso che sia uno scherzo. Qualcosa mi dice che non è uno scherzo. Che è sto rumore? Walter? Walter White? Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Ma chi è? Saw the hookman and... Oh mio Dio. Un calcio, infatti. Un calcio ci stava tutto. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Qui. Qui nei passaggi segreti. She played her part. Oh mio Dio. Ah, questa è la camera di Molly. Dove
dove vado? Dalla finestra. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. No. Molly, Da dietro. Olè. Oh mamma mia, che brutta fine. Oh mio Dio. Dove devo andare? di qua. Ok, gli andiamo a dare un altro bang. Gli diamo un'altra botta in testa. E scendi. Oh, Barbara, mamma mia, stai andando a due all'ora. Bella sta sedia così sospesa. Ma dov'è? Ding dong. Chi è? Chi è? Qualcosa mi dice che non dovrei aprire quella porta. Dying to speak to young Barbara. At chi? The door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Ma chi? Oh, due persone? Chi cavolo sono? Ma vaffanculo! She saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Oh, mio Dio. I wasn't there myself, but I hear Barbara. Oh mio Dio. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. Inquietante. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. Vabbè, questa è solo una storia. Ok. Sì, abbastanza inquietante. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ma, un happy ending addirittura? Se vuoi aumentare un po' di musica, fai. Ok, vado. Ecco qua. Voilà, ci risiamo. Happy birthday Barbara? Cioè sta torta sta qui da tipo 20 anni. Sigarette, ok. Ok. Beh. Una ragazza divorata dalla propria fama. In tutti i sensi, praticamente. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. Ah, perché c'è una chiave. C'è veramente una chiave. Penso che lo scopriremo ora.
Se vuoi staccare devi aspettare il salvataggio automatico. Ok. No, vediamo, facciamo l'ultima storia magari. Se c'è un'altra storia. E poi stacchiamo. Penso che sto andando bene. Forse dovrei veramente andare verso il carillon. Eccola. Cazzo, è reale. Sì, hai fatto bene, Giordano. Ah, ecco, salvataggio. Ah, però voglio andare. Sì, stiamo ancora un poco insieme. Ok, questo è il basement. Oh, era proprio come nel fumetto. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Giusto. Ci sta. Sorella, vado a pranzo. Buon pranzo, Ale, buon pranzo. Thank you per essere passato. Sto senza audio. Ok, tranquillo. Torta 1960 come la torta di Lady. Se vuoi raidare. Ok, va bene. Dopo vediamo. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Ma non si vede nana cippa. Si vede niente, raga. Vabbè, io proseguo. I thought maybe she was hiding presents. Ok. Non c'è il frigorifero. It turned out she was hiding a lot more than that. E beh. Che cavolo stava nascondendo? Non si vede niente. Ah, ok. E una grotta? I remember asking mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Tipo Walter era qua sotto? È stato sempre qui sotto? Regà, ma veramente stiamo a fa? If there's a pattern in all these stories. Ma che mi stai a dire? Walter è sempre stato qui, raga. Che ansia. Com'è in Parasite. Sì, Walter è stato qui. Goodbye everyone. I can't believe I've been here for 30 years. 30 anni? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. Mamma mia. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Che so, pesche sciroppate, buone. Parole sagge. Even a monster on the other side of the door starts to feel alone. Almost friendly. Raga, comunque è molto bello. Mette l'ansia, però è molto bello come gioco. And then one day, everything just
stop. Cioè, praticamente è invecchiato qui sotto. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Yum, pesche ogni giorno, fantastico. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Mamma mia, un vero bunker. No, scusa, scusa. No, ma come la alzo? Così, ah, ok. Ok, ok. Si va sempre più giù, praticamente, sempre più giù. Pommarole, qua ci stanno. Altra roba da mangiare, va bene. I know it's out there, somewhere. Cosa è là fuori da qualche parte? Abbia ucciso Barbara. Qualunque cosa abbia ucciso Barbara. Oh mio Dio. E Molly. La pazzia? Direi quello. Kelvin. Madonna santa, raga. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Mamma mia. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I... Cibo, la fame, ritorno. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. È passato un treno. Wow, comunque è bella la storia di Walter. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Cioè, questi avevano una persona sotto casa, non gliel'ha mai detto alla figlia? Ma sei seria? Ma sei seria? Vabbè, raga, io direi di staccare. E casomai lo finiamo in una prossima live. Perché se no non sei sicuro di quello. Ma quanto ma ecco il rumore che sentiva. Il treno era il terremoto. Cioè pareva un terremoto. L'ha preso al volo. Sì, proprio l'ha preso proprio in pieno. 2 ore precise. Infatti mo stacco. Mo stacco perché non so poi quanto mi resta. Aspettate. Ok. Just chatting. Voilà. Non voglio poi dilungarmi troppo, raga, che devo fare un botto di cose stamane. Penso un'altra live e lo finisci. Sì. Infatti. Vabbè, io mi sono messa molto a cazzeggiare anche a vedere i dettaglietti. Oddio, sto a morire. Mettiamo un poco di music. Magari abbassiamo perché sennò vi stono. Ok. Ragazzuoli, allora, bellissimo gioco. Grazie ancora a Giordano per avermelo fatto scoprire, perché è proprio bello. Per ora mi sta inquietando parecchio. La storia è abbastanza inquietante. Cioè, perché da quello che ho capito, appunto, si parla comunque di disagi psicologici, un bel po' di quello. E quindi per ora mi sta inquietando. Però bella la parte di Walter. Cioè quando dice quel fatto lì, mi godrò ogni istante. No! Vabbè. E allora raga, vediamo un pochino appunto a chi fare il raidino. Alessio mi aveva suggerito qualcuno, ma penso di non seguire questa persona. Aspettate.
Così vi propongo qualcuno di nuovo. Un attimo solo. Just a sec. Vediamo, vediamo. Come si chiama? Cerchiamo. Sì. Shizuko. Eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, dai, seguiamo e andiamo da lui. Andiamo da lui. Se me lo propone Alessio, sicuramente sarà una persona interessante. Di niente, io vado a pranzare. Buon pranzo, Giordano. Buon pranzo in realtà a tutti quanti. Pure io ora vado a pappare. E ci vediamo, raga. Allora, ve lo dico subito. Ci vediamo sicuro venerdì. E venerdì ci vediamo. Aspettate che sto vedendo anche i miei orari. Allora. Sì, il venerdì ci vediamo. Ci vediamo il pomeriggio venerdì. Ci vediamo verso le 17 più o meno. Va bene, ragazzuoli? Allora, venerdì, buon pranzo, un bacione. Grazie a tutti per essere passati. Se potete, supportate il ride che vi porto da questa nuova personcina, che non me la trova, tra l'altro. Aspetta. Shizu... Eccolo qua. Vi porto da Shizuko Umi, che sta portando Metal Gear Solid. Azz, Metal Gear Solid 2. Buono, buono. Andiamo tutti quanti e ci vediamo venerdì verso le 17, raga. Un bacione. Muah. Buon pranzo a todos. Bye.